Ok, se vogliamo raccogliere dati all'interno di una tempesta di sabbia, prima dobbiamo trovarne una. Facciamo un giro nella regione. Vuoi guidare tu o devo farlo io? Lo scienziato sei tu. È meglio che io mi limiti a guidare. Alcuni punti di riferimento nel deserto saranno utili se avremo scarsa visibilità. Posso rilevare dati per l'indagine lungo la strada. Vi diamo il benvenuto a Bahia de Plano. Ma le tempeste di sabbia non vengono dall'oceano. Andiamo avanti. E accelera. Quando acceleri, acceleri davvero! È il circuito di Baja. Credi che la Universidad abbia bisogno di dati geografici sulle piste da corsa locali? Assolutamente. Ottimo! Ora torniamo indietro verso la costa e andiamo a sud. Dicono che qui con le tempeste di sabbia si possa mettere molto male. Cielo scuro, raffiche di vento fino a 100 km all'ora. Allora, ricordami perché vogliamo guidarci dentro? Perché sarà davvero fantastico, no? Inoltre, per la scienza. Una scienza molto importante. Giusto, ora ricordo. Ricorda, se ti imbatti in una tempesta di sabbia, vai a ovest finché i tuoi piedi non si bagnano. Bellissimo è l'Arco de Cabo San Lucas. È una destinazione turistica popolare. Forse ci tornerò durante la pausa semestrale. Verso l'entroterra, dobbiamo controllare alcune strane formazioni tra le coltivazioni. È sufficiente per un giorno. È ora di riportare i dati non elaborati alla Universidad. Ottimo! Ora sai cosa c'è da sapere per quando troveremo la grande tempesta di sabbia. Tengo d'occhio le previsioni e ti chiamo. Dita incrociate! Ancora nessuna tempesta all'orizzonte. Mi spiace. Mentre aspettiamo, che ne diresti di andare un po' sulle dune con una Desert Flyer? Ma sì. Facciamo qualche dimostrazione di fisica, ti va? Ho anche preparato delle importanti attrezzature scientifiche solo per te. Grande! Altre cose da distruggere. Beh, se proprio devi, sono sicuro che potremmo usare i dati. Sì, sì, ottimo! Una dimostrazione efficace della terza legge di Newton. Chiaramente, questa è una lezione sulla forma di una parabola. Perfetto! La perdita di trazione può causare il fenomeno che chiamiamo sovrasterzo. Ah, i valori sono ottimi! Fammi vedere altro, dai!
l'equivalente di una lezione di fisica. Non riesce a tenere il passo. Ok, ora va bene. Vai, loco! Questo posto è ottimo per fare... Eccellente! Invierò i valori alla Universidad e il video ai miei amici di Horizon. Ben fatto! Preparati per la chiamata. Secondo le previsioni del meteo, sarà imponente. Ci sto! Oh, ti chiamerò presto! Juan, ho fatto il prima possibile. Non abbastanza! Forza! Andiamo, andiamo! Ah, la tempesta si sta formando laggiù. Venti fino a 110 km orari. Non puoi andare più veloce. Cosa facciamo quando arriviamo lì? Beh, scienza! Andiamo lì! Eccola! La tempesta di sabbia! A tutta velocità! Dritti nel mezzo! Vuoi procedere? Sì, sì! La università ci ha fornito dei sensori! Raccoglieremo dati tutto il tempo! Hai perso l'orientamento o stai distruggendo cose di proposito? Andare così veloce senza vedere niente! Roba davvero superstar! Pensi di dover sollevare un po' di polvere in più? Ok, se i nostri dati sono corretti, dovrai andare fuori strada! Più di così a una tempesta di sabbia. Ottimo lavoro.
Con i nostri dati, la Universidad potrà tracciare i modelli meteorologici in modo molto più accurato. In questo modo i piloti potranno evitare le tempeste di sabbia in futuro. Perché evitarle? Sono fantastiche!